saputo che ci sono tanti preparatori atletici eterni. Per ovvi motivi noi dobbiamo far giocare quelli che in questo momento sono più avanti, salvo questa settimana che ci sarà un avvicendamento, ma quelli che hanno giocato erano quelli che dal punto di vista della tenuta fisica avevano più, qualcosa in più degli altri. E infatti non abbiamo avuto, diciamo, sostituzioni nel reparto difensivo perché hanno fatto i 90, i 100 minuti dell'intera partita. Con Mantovani, tra l'altro, se avete visto, ha lavorato a parte all'inizio settimana, quindi non è che io sono completamente rincoglionito e quindi niente, andiamo avanti cercando di una cosa importante che i calciatori, la prima cosa che gli ho chiesto è quella di non leggere i social perché sono veramente. Per questi ragazzi sono veramente il peggior nemico con cui dover convivere in questa nuova era calcistica e non solo, perché è stata una bella, diciamo, una bella rivoluzione, ma purtroppo ha dato voce a chi non aveva in una vita normale la personalità e i coglioni per metterci la faccia, no? E quindi dietro dei farsi nomi, dietro delle cose, questi ragazzi sono costretti a subire determinate situazioni. Quindi l'appello principale è che cerchino veramente di isolarsi, leggere eventualmente qualche giornale che è anche più, diciamo, utile e costruttivo per loro anche in una vita privata.